Circa una decina di individui multati nell'arco di 5 giorni dal nucleo di polizia ambientale di Alcamo, essendo stati colti in flagrante nell'atto di scaricare e abbandonare rifiuti nel territorio, mentre per altri presunti responsabili sono in corso accertamenti. È la stessa polizia municipale di Alcamo a fornirci questi dati, che riguardano i primi concreti risultati dell'appena avviato utilizzo delle 3 nuove telecamere i killer che l'amministrazione comunale ha acquistato di recente per effettuare i controlli ambientali. Faremo girare di continuo le 3 apparecchiature, dichiara il comandante Ignazio Bacile, spiegando che vi sono attualmente 55 siti in cui sono presenti discariche abusive già individuati e controllati a rotazione dal nostro nucleo di polizia ambientale. Il nostro orientamento è quello non soltanto di multare, tiene ad evidenziare il comandante, ma anche di obbligare i responsabili di questi illeciti a bonificare a proprie spese il luogo sporcato. La sanzione amministrativa, ricorda Bacile, è di 600 euro con notifica dell'obbligo di ripulire mediante una ditta abilitata. Se ciò non viene ottemperato, conclude, si incorre nel provvedimento penale. Le immagini che stiamo vedendo sono state pubblicate oggi su Facebook dal sindaco Domenico Surdi. Ecco in azione le nostre nuove telecamere contro gli incivili, indica il sindaco commentando con queste parole: chi si ostina a gettare i propri rifiuti in questo modo fa un torto ai propri figli e non possiamo permetterlo. Continueremo a controllare e multare, ma conto soprattutto sul senso civico e sulla capacità della nostra comunità di custodire i beni comuni. Ciò che possiamo osservare in questo video, come certamente siamo portati a desumere, è soltanto una delle tante dimostrazioni di atti illeciti a danno dell'ambiente in cui viviamo. Purtroppo fino ad oggi quella contro l'abbandono dei rifiuti si è rivelata una battaglia impari, come dimostrato dalla persistenza di questo fenomeno di inciviltà persino laddove sono installati gli impianti di videosorveglianza. Il Comune però intende dare un segnale di presenza dei controlli, che devono ovviamente essere accompagnati da una costante azione preventiva di sensibilizzazione. Più volte avete potuto constatare con dettagliati servizi filmati pubblicati qui su Alcamondo Blog la presenza e la persistenza per lunghi periodi di discariche abusive a cielo aperto, di dimensioni anche molto ampie e impressionanti, e che ammorbano l'ambiente delle zone rurali e boschive circostanti la città di Alcamo, oltre che ad Alcamo Marina e sul Monte Bonifato. Immagini anche raccapriccianti che molti utenti preferirebbero non vedere, ma occorre purtroppo prendere atto di questo grave problema che si ripercuote sulla salute pubblica, e quindi bisogna contribuire a risolverlo con campagne educative stringenti e a massima diffusione. La scorsa settimana intanto la ditta Roma Costruzioni, che per conto del Comune di Alcamo cura la raccolta dei rifiuti, ha fatto sapere che è di nuovo possibile conferire i rifiuti ingombranti al centro comunale di raccolta CCR di Contrada Vallone Monaco. Nei giorni scorsi, come ricorda infatti il Comune, il servizio era stato momentaneamente sospeso a causa di alcuni problemi tecnici con gli impianti di smaltimento finali, che adesso sono stati sbloccati e quindi funzionanti. I cittadini possono prenotare il ritiro degli ingombranti al numero telefonico 389-123-2140 dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 11 e dalle 14 alle 17. E a proposito, in queste immagini possiamo vedere in che condizioni si è presentata oggi l'area dell'isola ecologica situata in piazza Falcone e Borsellino. Sono immagini che si commentano da sole. Si torna a discutere intanto sulla conferma dell'individuazione di 2 località tra Trapani, Clatafimi e Segesta tra le aree in Sicilia che sarebbero destinate a diventare sedi di stoccaggio dei rifiuti nucleari. Già nel gennaio dello scorso anno la questione era stata oggetto di polemiche e azioni di protesta. Alcuni dettagli sono pubblicati oggi sul sito web del Giornale di Sicilia. Nel tentativo di approfondire anche su questo delicatissimo tema, Alcamondo Blog vi aggiornerà prossimamente, cercando intanto di capire come si stiano muovendo le istituzioni locali per affrontare la vicenda.